piano industriale di MSC Crociere, il piano industriale 2017-2026, è un piano che prevede la costruzione di 11 nuove navi con un investimento vicino ai 9 miliardi di euro. MSC varerà quest'anno 2017 ben due navi, MSC Meraviglia nel giugno ed MSC Seaside a dicembre 2017, quindi evidentemente un peso importante quello di MSC nella caratteristica europea. Parliamo delle nuove destinazioni, avete investito molto soprattutto sui Caraibi. Beh, assolutamente, i Caraibi è nel mirino di MSC Crociere, in particolare la destinazione Cuba. Abbiamo aperto questa destinazione lo scorso anno con MSC Opera, che abbiamo operato nell'inverno 2015-16. Questo inverno 16-17 saremo a Cuba con due navi, Opera e Armonia, quindi per i clienti italiani possibilità di partire ogni sabato e ogni martedì. Ma la vera novità è la nostra presenza ai Caraibi anche nell'estate 2017 con la MSC Opera. Altre novità? Altre novità importanti sono l'arrivo della nuova ammiraglia MSC Meraviglia a giugno 2017 e il forte impulso e crescita che abbiamo dato al prodotto MSC per il mercato italiano sul Nord Europa. Quest'anno ci saranno più disponibilità sul Nord Europa, più voli, itinerari ancora migliori rispetto allo scorso anno, quindi un Nord Europa per MSC veramente molto focalizzato al mercato italiano. Cosa state facendo per aiutare le agenzie di viaggio a vendere il vostro prodotto? Beh, tante cose, oltre agli incontri formativi a bordo delle nostre navi, piani commissionali molto interessanti, e poi abbiamo presentato il nuovo roadshow 2.0, in cui permettiamo, e questa è una novità assoluta sul mercato italiano, presentata al No Frills di Bergamo, oggi ai giornalisti Trade, di vivere l'esperienza crociera, nel caso specifico MSC Meraviglia, attraverso la realtà aumentata. Quindi un parterre di 50 agenti forniti di Oculus che contemporaneamente potranno visitare e scoprire gli ambienti di questa meravigliosa nave. Non è la prima esperienza con la realtà immersiva che fate, quelle precedenti come sono andate, che riscontri avete avuto? Beh, la realtà immersiva è un percorso che MSC Crociere ha iniziato già nel 2015 proponendo come prima compagnia in Europa un catalogo e un supporto tecnologico per poter usufruire delle opportunità che la realtà immersiva propone ai clienti. Quest'anno con il Roadshow 2.0 abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, in cui contemporaneamente è possibile scoprire gli ambienti e le particolarità di questa nave MSC Meraviglia. Che obiettivi vi siete dati per il 2017? 2017 sarà un anno importantissimo per MSC Crociere, in cui stimiamo crescita non solo in termini di volumi ma anche in termini di prezzo medio.